Fatto 3 giorni durante la settimana, una settimana corta, perché poi anche il lunedì è stato un giorno dove la squadra ha avuto modo di recuperare ancora. Con lo staff abbiamo deciso di impostare in questo modo. Venivamo da 4 partite in 3 gare. Io sono ancora arrabbiato, forse di più di prima, perché rivedendo la partita abbiamo rivisto insieme ai giocatori tutta la gara. Cosa che non era mai successa quest'anno, ci siamo ancora più resi conto di che grande occasione abbiamo lasciato, perché per un errore, se vogliamo, a difesa schierata, a squadra schierata, un errore di una mancata diagonale, andiamo a prendere 0 punti in casa. E io avevo detto già in passato anche a voi che quando le cose gireranno, perché sono girate, bisognava farsi trovare pronti. E questa partita con l'Albirulef è stata una partita che ha dato molto fastidio e ha dato fastidio anche alla squadra, perché per come si sono allenati la dimostrazione è quella. Sono sempre più convinto che ci tireremo fuori, e lo dico proprio perché vedo gli allenamenti, perché vedo la squadra unita, perché vedo la squadra ferita. Poi oggi lo posso dire, non potevo dirlo dopo la partita perché sennò sapeva di alibi. Abbiamo pagato sicuramente le gare ravvicinate e qualche giocatore ha avuto magari un pochettino corte le energie nervose, però oramai è andata. Dobbiamo pensare che, lo sapevamo già, abbiamo 10 partite importantissime per noi e che siamo noi a dover far credere la gente, perché io mi ricordo dopo la partita di Sesto, ancora i tifosi erano fuori dallo stadio a cantare dopo mezz'ora, e questo mi ha fatto male perché non mi bastava veramente, tutti si aspettavano di vincere la partita con l'Albirulef per ricreare quella sinergia che c'era ottobre-novembre e che solamente le vittorie ti possono far sentire. La vicinanza tra tutti, tra la squadra, la società, l'ambiente, questa è una cosa troppo importante per il rush finale. Ripeto, siamo convinti, concentrati e sappiamo quello che dobbiamo fare. Ecco, mister, però in quale modo tutto questo va bene, ma c'è lo spettro di una penalizzazione di 2 o 3 punti che non può non arrivare ai ragazzi, non può non arrivare a voi. E lei dice abbiamo 10 gare, ma con questo peso come si va? Con questo rischio, con questo peso? Io veramente penso che se noi facciamo il nostro possiamo arrivare a vincere 5-6 partite. La penalizzazione per me oggi non è un problema, non è un tema, sono sincero. I giornali, i siti, se è una mancanza mia, leggo veramente poco. Internet non esiste, quasi come l'arbitro. Non posso trovare scuse o dedicare energia a una cosa che oggi non mi appartiene. Io penso solo che noi dovevamo fare l'inizio del secondo tempo dal 45esimo al 55esimo come se fosse la finale di Champions League, e questa cosa qui non l'abbiamo fatta. Quindi devo andare a ricercare il problema nella mia squadra, il perché non l'abbiamo fatta, e come vi ho detto, un po' di carica nervosa, però anche lì poi c'è l'intervallo, quindi ci si può parlare, e perlomeno il primo quarto d'ora bisognava farlo alla morte. Poi l'ultimo quarto d'ora ti è venuta l'ansia. Io sono concentrato sul campo, questo è il mio lavoro, dedico tutta la mia giornata, ed è per questo che ero veramente e rimango veramente arrabbiato, perché se noi facciamo di tutto allora poi possiamo guardarci in faccia, altrimenti diventa difficile. Noi dobbiamo